terz'ultima giornata del girone di andata. Oggi al picco arriva la corazzata Palermo, c'è tanto entusiasmo tra il pubblico, forse troppo. La squadra costruita per andare in Serie A senza passare dai play-off incontrerà uno Spezia purtroppo senza la punta di diamante Okereke e con l'attacco davvero rimaneggiato. I numeri del Palermo fanno impressione. 8 vittorie, una sconfitta soltanto contro il Brescia, che non è un caso, segue in classifica la squadra siciliana, e quindi sarà davvero dura oggi per lo Spezia, che ce la metterà sicuramente tutta per muovere la classifica. Allora Filippo, chi temi di questo Palermo? Beh, sicuramente bisogna fare molta attenzione a Puskas, che è un giovane molto interessante e può far male. Filippo, invece dello Spezia hai qualche aspettativa in particolare? Beh, mi aspetto una bella prestazione da Bartolomei. Allora Damiano, che ti ha impressionato di più di questo Spezia nel girone di andata? Beh, nel girone di andata diciamo i due giovani che provengono anche dal vivaio appunto dello Spezia, partendo principalmente da Okereke, che anche l'anno scorso mancava un po' di continuità, aveva un po' di incertezza anche sulle giocate più facili, mentre quest'anno a mio punto di vista sta dimostrando il suo valore in campo, ecco. Ci mettono in mezzo anche Jasi, che a me è un giocatore che piace, e principalmente Okereke, direi, visto le ultime appunto l'anno scorso e da quando è adesso che invece sto giocando con più continuità. Devo dire Okereke, ecco. Primo tempo spettacolare tra Spezia e Palermo. Primi 45 minuti all'insegna del bel gioco e delle numerose occasioni. Se come tiri in porta, la squadra di Stellone ha avuto senz'altro le statistiche dalla sua, va sottolineato che lo Spezia con la passione, con l'entusiasmo è riuscita a sopperire fino adesso alla superiorità tecnica del rosanero. Bellissimo il gol di Capradossi a rimontare una situazione che rischiava di farsi davvero complicata. Punto d'oro quello conquistato dallo Spezia contro il Palermo, dopo una partita a tratti spettacolare. Soprattutto nel primo tempo le due squadre hanno giocato davvero alla pari, con occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa, malgrado i cambi di qualità del Palermo, Stellone non è riuscito a trovare la via del gol. Pareto che nel secondo tempo il Palermo ha avanzato il suo baricentro in maniera costante, ma lo Spezia si è difeso con ordine, senza ergere le barricate e correndo davvero pochi pericoli.